Fumo nero. È in piedi nel mezzo dell'oscurità, circondato dal fumo nero che le si muove attorno, lacerandola, soffocandola. Sta cercando di farla crollare. Una luce bianca appare davanti a lei, come un bagliore in fondo al tunnel. Cammina verso di essa nella speranza che finalmente la libererà. Si sta avvicinando, ma una pesante tenda nera si chiude tagliandola fuori. Circondata da una scintillante oscurità, il fumo nero l'avvolge. Cerca di farla crollare. Il fumo crea forme che brillano di una luce strana, mostrando chiaramente i luoghi più bui della sua mente, pronunciando parole che non avrebbe mai usato pronunciare ad alta voce. Vuole urlare, combattere contro quelle voci, ma non c'è nulla che possa combattere. È la sua maledizione, persa in un deserto nero di oscurità, e quel dolore ardente che l'avrebbe uccisa se non fosse stato solamente il paesaggio della sua mente. Parcheggiammo la macchina nella parte più folta del bosco, alla fine di un sentiero poco frequentato. Avevo scelto la posizione migliore, da dove riuscivo a intravedere più in basso, a metà della collina, una parte della villa. Un bagliore in mezzo agli alberi mi indicava che una luce al piano superiore della casa era accesa, ma quello non mi preoccupava. Quella sera non ci sarebbe stato nessuno. Il famoso psichiatra e la sua giovane moglie avevano confermato la loro presenza all'evento annuale di beneficenza della clinica pediatrica dell'ospedale di Zurigo. Conoscevo ognuna di quelle finestre, avevo studiato la planimetria fino a memorizzarla. Per ulteriori dettagli, quelli più pratici, avevo cambiato il mio percorso abituale di jogging ed ero andato a correre innumerevoli volte nel sentiero che passa vicino all'abitazione. Non mi ero mai avvicinato troppo alla proprietà, ma non c'era modo migliore per conoscere le abitudini degli altri e osservare tranquillamente i dintorni che facendo una corsa come un normalissimo cittadino. In quella villa abitavano due famiglie, da una parte il dottore e sua moglie, mentre dall'altra la zia di lui, che viveva da sola. Il guidatore spense la macchina e si mosse nervoso sul sedile. Non gli rivolsi nemmeno uno sguardo. Il mio amico mi doveva un favore e quella sarebbe stata la giusta occasione per pareggiare i conti. L'oscurità ci avvolse. Ci facevano compagnia solo il canto dei grilli e il verso raro di una civetta. Rimanemmo in silenzio, ognuno perso tra i propri pensieri. «Ti ho già detto che questa storia non mi piace», puntualizzò Laz, guardando ovunque tranne che nella mia direzione. «Questa frase l'ho già sentita un milione di volte», risposi seccato mentre infilavo i guanti. «Non ti preoccupare, non succederà niente». Aprì lo zaino per prendere l'occorrente e lo sentì bofonchiare a bassa voce. «Mica sono preoccupato per te, ma se ci scoprono qua sono fottuto, Kieran. A te questi dettagli non importano, ma io ho una famiglia, delle bambine. E perché hai indossato i guanti?» Lo zittì con lo sguardo, senza dargli tempo per continuare la ramanzina. Tolsi con cura l'apparecchio dalla tasca laterale, regolai il canale e glielo passai. «Scheiße! Non avevi parlato di una rice trasmittente! Dovevamo solamente fare un giro attorno alla casa e al massimo entrare nel garage! Che cazzo stai pensando di fare, Kieran?» La sua voce si fece cauta. «Dammi retta, amico!» Sapevo che stava per toccare un argomento delicato. Mi preparai. «Devi lasciar perdere! Per favore, Kieran, Alina è morta!» Lo guardai di sbieco. Le mie mani si strinsero a pugno. Stavo per perdere il controllo. Succedeva tutte le volte che qualcuno pronunciava il suo nome. «Questa cosa è diventata un'ossessione, Kieran. Lo sai meglio di me. Lei si è suicidata, amico. È andata via!» Piegai il collo con stizza. Quando parlai quasi non riconobbi la mia voce. «Tu non sai niente di quello che le è successo, Lass!» La verità era che meno cose il mio amico sapeva e meglio era, almeno per lui. «E allora spiegami, cazzo! Andiamo via da qui! Andiamo a prenderci una birra e mi racconti tutto! Sono qui, Kir...» Tagliai corto. «Stai tranquillo, Lass! Rimani in macchina e avvertimi se qualcosa...» Lasciai la frase in sospeso. Tanto non sarebbe successo niente. Avevo programmato quella serata alla perfezione. «Cazzo, Kieran! Non farlo! Lo sai che dalle indagini non sono emerse prove contro di lui? Tu farai irruzioni in una proprietà privata! Non mi infilerò in questa merda con te!» Non gli risposi neanche. Aprì lo sportello della macchina, scesi e lo chiusi in silenzio.
tutte le prove che mi servono si trovano in quella maledetta casa. Iniziai a scendere la collina. I riflessi della luna illuminavano il sentiero quel tanto che bastava per evitare di scontrarmi contro gli alberi. A quell'ora non doveva esserci nessuno in giro, ma non volevo correre alcun rischio. Perciò lasciai la torcia dentro allo zaino. Attorno a me c'erano ombre che si rincorrevano e le foglie cadute dall'ultimo autunno sembravano brillare sotto la pallida luce della luna. Nell'oscurità, i cespugli alla base dei pini, castagni e abeti somigliavano a un intrico di gracili ossa. Ringraziai l'ingenuità di certi svizzeri che nemmeno nelle ville si preoccupavano di installare allarmi o almeno di aggiornare i vecchi sistemi. Sapevo che il mio piccolo paese stava cambiando, ma comunque ero sicuro che quella casa non avrebbe mai richiamato l'attenzione di un ladro. Solo a immaginare il suo aspetto era inquietante. Mentre scendevo la collina, scorsi prima il tetto, grigio scuro, come il cielo prima di una tempesta. Rabbrividì mentre seguivo il sentiero che faceva una curva, per poi inoltrarmi dove la macchia di alberi diventava sempre più fitta finché, completamente appartata, non la vedi. Il respiro mi si spezzò in gola. Le immagini satellitari che avevo visto non le rendevano giustizia. Vista dall'esterno, la villa sembrava un relitto sommerso. In quel momento, infatti, diverse immagini mi passarono per la mente come in una ripresa cinematografica. Dalle scene indimenticabili del film Titanic fino a quelle viste in una puntata del National Geographic dedicata ai relitti sommersi. Il grigiore verdastro del tetto continuava nelle pareti e appena in una tonalità più chiara circondava tutta la casa. Doveva avere un centinaio d'anni, sicuramente era molto ben curata, ma quello non toglieva l'effetto spettrale. Alcuni rampicanti coprivano quasi tutta la parte destra dell'abitazione, effetto che voleva farla sembrare un incantevole cottage inglese, ma che in quel caso la oscurava ancora di più, rendendola minacciosa. Era un vero relitto attorno al quale fluttuavano alghe millenarie. Con il leggero vento ci fu un fruscio e le piante attorno a me ondeggiarono. Immerso in quel luogo mi sentivo un sub alla scoperta dei resti dei sottomarini. Mi sembrava come se ogni temporale, come ogni onda, avesse scalfito la casa e nutrito il verde che l'avvolgeva. Attorno e dentro a quella struttura morta c'era vita, come in fondo al mare. L'unico tocco di allegria, sempre che si potesse chiamare così, veniva dato dalla porta e dalle finestre pitturate di bianco. Lo scenario era quasi sconvolgente. Mi venne da chiedere se la moglie del dottore, la scrittrice, nei suoi libri propendesse per il genere horror o il thriller. Scavalcai con facilità la staccionata in legno e mi addentrai nel giardino. Anche quello era curato, ma non quanto ci si sarebbe aspettato da una villa di quel calibro. Era come se il giardiniere avesse sprecato il suo tempo per provare, con scarso successo, a controllare il caos di madre natura. Incrociai furtivamente il groviglio di cespugli e mi avvicinai alla porta sul retro. Una singola luce illuminava il cortile dove scorsi, vicino al confine con il bosco, un garage e al suo lato un capanno, probabilmente usato per le attrezzature. Con la coda dell'occhio, notai un piccolo e curato orto e mi fermai qualche istante ad ammirarlo, solo perché stonava completamente con il resto del giardino. Persi qualche prezioso secondo ad armeggiare con la vecchia porta di legno, ma grazie al mio ultimo e prezioso acquisto online, il grimaldello bulgaro, la povera serratura cedette. Entrai nella villa, accesi la torcia e silenziosamente attraversai la cucina. Anch'essa stonava poiché era stata completamente rinnovata. Anche se non ero mai stato all'interno, sapevo esattamente dove dovevo recarmi. L'amico che lavorava al comune mi aveva spiegato che alla fine degli anni Ottanta la villa era stata suddivisa per ricavare due singole abitazioni, perciò solamente una parte veniva usata dalla famiglia del dottore. Il restante apparteneva all'anziana zia. Mi venne da pensare che tra quelle pareti vivevano indisturbate quasi un secolo di memorie, o forse di più. Camminai spedito per il corridoio che portava in soggiorno. Porta a destra, scala che conduce al piano interrato. Porta a sinistra, bagno per gli ospiti, un vano, la dispensa. Piano superiore, in fondo la suite della coppia. A destra una stanza per gli ospiti. Il bagno con la porta socchiusa e la luce accesa e la prima porta al lato. Da dove inizio? Se esce il toro, frugherò nella scrivania e nella cassettiera. Se esce l'arpa, vince lo schedario. Lanciai la moneta in aria. Toro. Arrivai alla scrivania mentre smontavo la parte superiore della torcia e la trasformavo in una piccola abat-jour che posai con cura sopra al tavolo. Presi i documenti che erano appoggiati sopra e velocemente gli diedi una controllata.
Vecchi conti già pagati, biglietti da visita, una scatola di sigari cubani, del materiale da ufficio, niente di utile. Gli ultimi due, come avevo immaginato, erano chiusi. Appoggiai lo zaino per terra e presi il grimaldello. La voce di Lass suonò nell'auricolare e mi fece sussultare. Sei andato via da oltre 20 minuti. Esci da quella cazzo di casa, Kiran. Tipo adesso! Ho quasi finito, Lass. Lo sai che devi contattarmi solo se ci sono problemi. Scheiße! Non mi va bene! Sbuffò. La linea si interruppe. Iniziai a sentire il sudore colare sulla fronte. Quando non riuscii a sbloccare il primo cassetto, lasciai perdere. Cazzo di acceccio! Passai all'ultimo cassetto. Tirai un sospiro di sollievo quando sentii il rumore della serratura che si sbloccava. La prima cosa che vidi fu la pistola semiautomatica posata sopra ad alcune cartelle. La tolsi e la appoggiai con cura sulla scrivania. Presi i fascicoli che si trovavano sotto e mi misi a sedere sulla poltrona. Feci un profondo respiro. Sentivo che ero sulla strada giusta, che avrei trovato quel che cercavo lì dentro. Il mio cuore impazzì quando, tra gli ultimi, lessi il suo nome. Alina Klaric. La mano tremò leggermente quando aprì la cartella. Inorridito sibilai. Ma che cazzo? Il piccolo post-it rosa incollato sulla cartella vuota era per me e mi prendeva in giro. La creatività non è altro che un'intelligenza che si diverte. Albert Einstein. PS. Stai guardando dalla parte sbagliata. Adoperi la sua creatività, signor Heitzman. Il dottore. Come cazzo faceva a sapere che sarei venuto qui? Lazze, vai via! Cosa? Sei scemo? È successo qualcosa? Non avevo tempo per rispondergli. Non posso andarmene adesso. Sono arrivato fin qui. Vaffanculo, dottore! Dove devo cercare? Usare la mia creatività? Dove? In fretta mi alzai e mi diressi verso la biblioteca, ma cambiai traiettoria a metà strada. No, lì c'era troppa roba, non avrei fatto in tempo. Dove? La voce di Lasse mi interruppe. Una macchina è appena entrata nel vialetto. La polizia! La macchina si sta avvicinando alla fine del viale, Kiran. Ci sono solamente due ville. Esci da quella cazzo di casa! Porco cazzo, sto uscendo, Lass! Smettila! Le mani mi tremavano mentre cercavo con ansia un indizio che potesse condurmi alla sua cartella. Un fascicolo mi scappò di mano e il contenuto si rovesciò per terra. La voce di Lass risuonò come un ruggito attraverso l'auricolare. Dimmi che sei nel bosco, per favore. Sono vicino all'entrata della casa. Una donna sta entrando da sola, Kiran. Vai via, Lass. Me la cavo da solo. Cazzo, Kiran, sei ancora lì dentro. Scheiße! In fretta spensi la torcia e chiusi lo schedario, provando a fare il minimo rumore possibile. Uscii velocemente e mi avvicinai alla scala. Guardai oltre il vano e vidi di sotto le luci che si accendevano. Ciao, Sonic. Mamma è arrivata. Dove sei, micio? Continuò a chiamarlo, facendo quei versi con i quali si chiamano i gatti. Sonic, dove sei? I suoi passi risuonavano nel silenzio. Mi irrigidì, cercai in fretta un posto dove nascondermi. La mia ansia scattò quando, da sotto, premetti un interruttore che accese una luce proprio sopra la mia testa e iniziò a salire i gradini. Il gatto uscì dalla stanza per andarle incontro. Sonic, cosa succede? Era già a metà scala. Il gatto era sparito dentro lo studio. Ovviamente la fortuna aveva deciso di castigarmi. Appena entrato mi accorsi subito che oltre al classico sotto il letto non c'erano molte altre possibilità. Cercai un altro nascondiglio. Mi infilai dietro la porta della suite che era mezza aperta. Attraverso la fessura la vidi arrivare sul piano. Lei si fermò appoggiando una mano sulla ringhiera e iniziò a togliersi le scarpe. La mia bocca si aprì per lo stupore. Gli occhi corsero veloci, come affamati, dai suoi piedi fino ai capelli. Non avevo mai visto in vita mia una donna così bella. Il vestito lungo esaltava la sua grazia, il colore chiaro della seta contrastava con la sua pelle color caramello. I suoi capelli erano raccolti in uno chignon e potevo vedere il suo viso perfetto, segnato però da un'immensa tristezza. Lara. Chiusi la bocca in fretta. Non mi ero reso conto che avevo mormorato la parola. In quel momento il suo telefono suonò. Lo estrasse dalla pochette e quando vide il mittente, le sue spalle si fecero curve e la testa si abbassò. Ciao. Sì, sono già a casa. Ok, a dopo. In quel momento il gatto, come presagendo il suo sconforto, uscì dallo studio e iniziò a camminare tra le sue gambe.
Si abbassò per salutarlo mentre continuava la conversazione. No, allora vado a dormire. Sì, lo so, prendo la compressa. Va bene, a più tardi. Anch'io. Nel pronunciare l'ultima parola la sua voce tremò. I suoi occhi esprimevano un'infinita tristezza. Il gatto si girò a pancia in su e lei rimase accovacciata ad accarezzarlo. Sentì che tirava leggermente su con il naso. Aveva iniziato a piangere. Dopo qualche attimo si alzò e mentre controllava qualcosa sul telefono si diresse verso di me. Sono fottuto. La stanza dove c'era la cabina era appena diventata la mia unica opzione. Appena entrai, la luce nella suite venne accesa. Lei venne verso la stanza in cui mi trovavo. Trattenni il respiro mentre sentivo l'adrenalina che scorreva troppo veloce dentro il mio corpo. Non mi ero mai trovato in una situazione simile. Appoggiò le scarpe nell'angolo opposto a dove mi trovavo e uscì. Liberai lentamente il respiro. Ascoltai un miagolio e guardai in basso. Il gatto era seduto vicino alla porta, fermo e mi fissava, minaccioso. In fondo alla suite, a una decina di metri da me, c'era un grosso specchio e attraverso esso potevo avere una visuale quasi completa dell'ambiente. Lei entrò in bagno, ma lasciò la porta aperta. Il gatto si avvicinò. Notai appena fuori dalla stanza un giochetto. Rischiai grosso quando mi abbassai e gattonai per prendere il morbido topino. Quando lo afferrai, squittì e quasi mi venne un collasso quando vidi che lei si stava sporgendo oltre la porta del bagno, cercando il gatto. «Cosa fai lì fermo? Vieni qua, Bibù!» Feci un altro di quei versi per chiamarlo e finalmente lui si spostò verso di lei. Il gatto si avvicinò e lei si abbassò per accarezzarlo. Tempo di fare due o tre fuse, qualche strofinata nella porta e il mio nuovo nemico tornò all'attacco. Si piazzò nuovamente davanti alla porta come per indicare che ero lì. In un momento di disperazione assoluta, quando la vidi sparire nuovamente in bagno, lanciai il gioco dall'altra parte della suite. Il sudore iniziò a colare sulla schiena. Lo guardai con l'espressione più minacciosa, quella che avrebbe fatto impaurire tutti i miei cadetti. Niente! Vai di là! Sparisci! Come risposta iniziò ad avvicinarsi. No, no, vattene! Provai con la forza del pensiero. Io mangio i gatti ogni singolo giorno. Ripetei per tre volte la frase nella mia testa, ma lui continuava, spietato, a venirmi incontro. Mi nascosi ancora di più. Cosa fai dentro l'armadio? Il mio respiro mancò quando vidi le sue mani vicino ai miei piedi, mentre lo prendeva e se lo portava tra le braccia. Appena si girò, mi accorsi che stavo tremando, ma non ebbi nemmeno il tempo di metabolizzarlo quando, per accarezzarlo, strofinò delicatamente la sua guancia su quella del gatto, che continuava a fare fusa di allegria. I miei occhi vennero immediatamente attratti dalla sua bocca e rimasi senza fiato. Un'unica frase mi passò per la testa. Avrei dato qualsiasi cosa per essere quel gatto. La situazione iniziò a peggiorare sul serio, almeno per me, quando lei uscì nuovamente, posò il suo amico sul letto e iniziò a svestirsi. Il suo vestito stava scendendo come liquefatto e con un lieve fruscio finì sul pavimento. Seguì le sue gambe che uscivano da dentro il mucchietto che era rimasto a terra. Indossava solamente un paio di mutandine striminzite e le calze autoreggenti. Mi tappai la bocca quando mi resi conto che ansimavo. Con la coda dell'occhio notai che il gatto alternava il suo sguardo tra lei e me. Io semplicemente non riuscivo a toglierle gli occhi di dosso. La sua pelle era perfetta ovunque, morbida come la seta, fatta per essere toccata, accarezzata, baciata. E quando appoggiò la gamba sulla poltrona per togliersi la calza, pensai che sarei morto lì. I suoi movimenti erano delicati, ma precisi, mentre srotolava la calza su una gamba e poi sull'altra. Quasi mi intristì quando indossò la camicia da notte. Spense le luci, lasciando accesa solamente quella vicino al letto. Si sdraiò e il gatto, contento, le si avvicinò. Quando spense l'ultima luce, pensai a quanto tempo ancora sarei dovuto rimanere nascosto. Ascoltai ancora il suo pianto, oltre la musica leggera che aveva lasciato accesa. E quello straziò il mio cuore. Nessuna donna dovrebbe piangere. Fu solo quando sentii il rumore costante del suo respiro che uscì dalla cabina. Mi fermai per ammirarla un'ultima volta. Era impossibile non farlo. E poi sparì nella notte.